Mario! Mario! Mario? Mario! Bracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che si mantiene serio e professionale anche il 1 aprile, più o meno. Oggi parleremo dei primi effetti derivanti dalla morte di Mario, dei nuovi saldi presenti sull'eShop e di tutti i giochi gratis inclusi nei servizi di abbonamento, ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi ricordo che potete supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, magari lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi se volete ci sono sempre caffè virtuali su Ko-fi, luogo dove potrete consultare gratuitamente tutto l'archivio dei memini in HD. Che volete di più? Non lo so. Prima di tutto, qualche notizia da trattare al volo. Insomniac ha infatti rilasciato l'update di Ratchet & Clank di cui avevamo parlato qualche giorno fa. Con un po' di anticipo, infatti, ora è possibile giocare all'action adventure ottimizzato nel migliore dei modi su PS5, con un framerate fissato a 60 fps. Vi ricordo che il gioco era scaricabile gratuitamente su PS4 e PS5 fino a ieri, grazie all'iniziativa Play at Home, che continua però con altri 10 titoli, tutti di un certo spessore. Approfittatene finché siete in tempo. Poi Nintendo Italia ha anche proposto un curioso post su Twitter che potrebbe far presagire a qualche sorpresa di un certo livello riguardante la 3D All Stars. Vi lascio il teaser in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate. Io ho delle sensazioni molto poracce al riguardo. Ebbene, siamo arrivati finalmente alle notizie del giorno. Super Mario è morto. Lo abbiamo capito ed è facile realizzare che sia solo un'espressione per ingigantire la scelta adoperata da Nintendo di rimuovere la 3D All Stars dal commercio. Perché lo avete capito, vero? Fatto sta che, come era facile immaginarsi, oggi, 1 aprile, si è scatenata parecchia confusione e in tanti settori diversi. Una delle cose più divertenti è che la stampa generalista si è interessata a tutta la questione, non curandosi di indagare sul significato di affermazioni come Mario è morto, che, lo ripeto, era sostanzialmente un meme, testate di rilievo se ne sono uscite con articoli fin troppo seri che analizzavano la questione e rassicuravano i lettori sull'improbabilità della sparizione dell'icona Nintendo. Ma dai, uno degli articoli più divertenti, anche se involontariamente, è stato quello pubblicato sul sito della CNN, che ha fatto una sorta di inchiesta sul panico scatenatosi all'interno della community, citando la preoccupazione di content creator che stavano palesemente trollando. Tra l'altro hanno citato anche Deadmau5, io non so cosa c'entri. Per fortuna comunque c'è la CNN che ci rassicura sulla questione. Secondo l'autore dell'articolo, infatti, tutti gli indizi puntano verso la sopravvivenza della mascotte, quindi non c'è bisogno di perdere la speranza. Mario continuerà a vivere. Grazie CNN. Inoltre, poracci, non fatevi prendere dal panico, perché sebbene la collection non sia più acquistabile in digitale, le copie fisiche invendute rimangono ancora nei negozi fino ad esaurimento scorte. Non spariscono di certo, quindi eventualmente siete ancora in tempo per acquistarla, magari su Amazon o proprio in negozio. Non fatevi ingannare dagli speculatori che già ci stanno provando. Su eBay iniziano a spuntare i primi prezzi fuori di testa, nella speranza di beccare un acquirente sprovveduto. Qualcosa mi dice che tutte queste doppie copie sealed rimarranno a prendere la polvere per parecchi anni. Ma la vita va avanti, sì, anche quella di Mario, e nell'attesa di rimanere stupiti dai festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Zelda, Nintendo ha pensato di far partire una corposa campagna di sconti sull'eShop di Switch. Il tema è quello dei giochi in multiplayer e le offerte saranno valide fino all'11 aprile. Vediamo quali sono le più meritevoli. La lista è molto interessante perché dei 190 titoli in saldo figurano una volta tanto anche i big targati Nintendo, giochi che raramente vanno in sconto. Rispetto ai prezzi Amazon delle versioni fisiche, con queste offerte potrete risparmiare circa una decina di euro su nomi del calibro di Super Mario Party, Splatoon 2, New Super Mario Bros. U Deluxe e Yoshi's Crafted World in sconto a 39,99 euro l'uno. Allo stesso prezzo è possibile risparmiare non poco anche su Mario Tennis Aces, Kirby Star Allies e ARMS, anche se di quest'ultimo non so quanto vi consiglierei oggi l'acquisto.
Tra le produzioni non Nintendo, che però vanno prese assolutamente in considerazione, visti gli ottimi prezzi, mi sento in dovere di citare Dragon Ball FighterZ a 9,59€ per la categoria picchiaduro, mentre per il genere beat'em up a scorrimento, il bellissimo Streets of Rage 4 a 16,24€ e a un prezzo ancora più poraccio Scott Pilgrim vs. The World a 9,89€. Ad opera degli autori di The Tourist, prendete in considerazione anche l'acquisto di Fast Remix se vi piacciono i racing game di stampo futuristico alla Wipeout. Questi sono solo i primi che mi hanno colpito, la lista comunque è lunghissima e magari vi darò qualche altra dritta anche nelle storie di Instagram, quindi ricordatevi di seguirmi anche là. Se avete altri titoli da suggerire, fate pure. In chiusura passiamo anche alla concorrenza, perché sono stati finalmente svelati i giochi per il Plus di aprile e anche interessanti novità che andranno ad aggiungersi all'ecosistema Microsoft. Vediamo quali. Altro mese di tutto rispetto per la Instant Game Collection sul Plus. A parte l'evitabilissimo Zombie Army Dead War, su PlayStation 4 c'è l'arrivo di Days Gone, piacevole open world post-apocalittico che aveva fatto parlare molto di sé quando uscì nel 2019. L'offerta più golosa però, almeno per gli utenti PS5, è la presenza in esclusiva di Oddworld Soulstorm, che verrà regalato sul Plus il giorno della sua pubblicazione. Sony si sta quindi uniformando al modello Microsoft, proponendo nel catalogo riservato agli abbonati titoli di un certo livello a partire dal Day One. Mentre l'aggiunta di Destruction All Stars ha soddisfatto la curiosità di molti, senza costringerli all'acquisto di un titolo che lascia il tempo che trova, sono felicissimo per l'aggiunta di Oddworld, visto che la sua presenza sul Plus rappresenterà una cassa di risonanza non banale e che molti giocatori proveranno un titolo che altrimenti non avrebbero mai preso in considerazione. Bene così. Microsoft invece, a fronte di titoli deludenti per il Games with Gold, continua a stupire col suo Game Pass. Infatti, dopo l'arrivo delle produzioni Bethesda e i giochi di spessore del calibro di Undertale, Octopath Traveler e The Outriders disponibile dal Day One, viene aggiornata anche l'offerta dell'xCloud, il servizio di gaming in streaming incluso all'interno del pass. Tenetevi forte, perché Microsoft ha iniziato ad aggiungere a questo catalogo anche titoli retro gaming, partendo da una selezione di 16 giochi. Questo significa che grazie a xCloud è possibile giocare a pietre miliari del calibro di Banjo-Kazooie, Fallout New Vegas, Morrowind, Oblivion e Perfect Dark anche su smartphone Android con l'ausilio del controller Xbox. Cosa ne pensate di un'offerta del genere? Il sondaggione poi ha confermato i miei sospetti. Vi ho chiesto un'opinione su Monster Hunter Rise e la metà di voi ha risposto di non essere minimamente interessata al titolo, seguita da un 32% di indecisi che hanno preferito aspettare. Che dire, un po' dispiace che l'Italia sia sempre un mercato a sé, che fatica ad uniformarsi a trend riscontrati in Europa e nel resto del mondo, e che a smuovere le masse dentro al nostro paese alla fine siano sempre quei due o tre nomi noti e nient'altro. Questo è un vero peccato e nel mio piccolo cercherò di farvi conoscere quanti più titoli possibili. Nel mentre che aspettate una poro illuminazione, vi consiglio di stare belli pronti per il prossimo sondaggione che andrà online questa sera. Votate, votate, votate! E questo, poracci, per oggi era tutto. Attenti alle fake news poracce che tenteranno di cogliervi di sorpresa, mi raccomando. Vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video. A domani! Io sono il Poro Pesce, Michele Aprile, ciao!